Ciao ragazzi e ragazze, Iryuken Under 14, Under 16. Siamo al settimo allenamento e oggi facciamo resistenza, propriocettività, tecnica, forza e mobilità articolare. Il primo esercizio per la resistenza è 20 minuti di corsa sul posto. Possiamo alternare la corsa normale con andature di skip o cacciata dietro, quante volte vogliamo per quanto vogliamo. Il totale del lavoro è di 20 minuti. Vai Fabio con l'esempio e partiamo. Vai! Bene, adesso siamo pronti a fare la propriocettività. Il primo esercizio è stare sulla gamba sinistra ad occhi chiusi per 30 secondi. Facciamo 3 volte tutti gli esercizi che vi propongo sulla propriocettività e facciamo una pausa di 30 secondi tra un esercizio e l'altro. Vai Fabio! She got G like MC, you liked it on a easy beat. You doesn't come for free, she's a real lady. But ask for me, how you'll say. Slam your body down and wind, it's all around. Slam your body down and wind, it's all around. If you wanna be my... Sempre ad occhi chiusi, adesso stiamo appoggiati solo sul piede destro. Lo facciamo sempre per 30 secondi. Occhi chiusi, piede destro. Vai Fabio. Thinking it's too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make it last forever. Slam your body down and wind, it's all around. Slam your body down and wind, it's all around. Slam your body down and wind, it's all around. Okay. Adesso ci serve un cuscino, facciamo esercizio di propriocettività sempre con solo l'appoggio sulla gamba sinistra, stavolta sarà appoggiata al cuscino che si trova a terra e resistiamo 30 secondi senza ulteriori appoggi con gli occhi chiusi. Vai Fabio! Sempre appoggiando un solo piede sul cuscino, restiamo 30 secondi sempre ad occhi chiusi. Vediamo l'esempio di Fabio col solito montaggio del mitico coach Baudino. Vai! Bene ragazzi e ragazze, adesso passiamo al lavoro di forza. Facciamo lavoro a circuito, facciamo 3 giri di tutti gli esercizi. Una pausa di 30 secondi tra un esercizio e l'altro. Partiamo col plank, 20 secondi le ragazze, 30 i maschi per la prima serie, poi 30 le ragazze, 45 i maschi, per l'ultima serie 20 le ragazze e 30 i maschi. Vai Fabio con l'esempio del plank. Ok, adesso facciamo gli addominali, facciamo 3 volte, 30 secondi, crunch, fatto bene, mi raccomando, vai! Bene, torniamo al plank laterale sul gomito sinistro, sempre per
15 secondi le ragazze, 20 maschi, poi 20 le ragazze, 30 maschi, poi 15 le ragazze e 20 i maschi. Laterale, sinistro, plank, vai! Adesso in appoggio sull'avambraccio destro facciamo plank laterale sempre per 30 secondi, sempre per 3 volte nel nostro circuito. Vai! Ok, adesso facciamo tecnica per 60 secondi per 3 volte con velocità. Lancio la pallina contro il muro, la raccolgo con l'arresto a due tempi, sinistro-destro. Gioco sul piede perno sinistro, parto incrociato verso sinistra con un paio di sinistro per allargarmi e fare arresto a due tempi, sinistro e destro. Non posso tirare, farò allora un salto verso l'alto. Vai! Bene, adesso facciamo lo stesso esercizio però con l'arresto destro-sinistro, quindi lancio la pallina contro il muro, arresto a due tempi destro-sinistro, gioco sul piede perno a destra e incrocio a destra con un palleggio per allargarmi nel successivo arresto a due tempi destro-sinistro per tirare a canestro, nel nostro caso per fare un salto verso l'alto. Lo facciamo per 60 secondi in velocità ma fatto bene e lo ripetiamo sempre 3 volte. Vai! Bene, siamo all'ultimo obiettivo che è quello della mobilità. Facciamo, come abbiamo fatto in questi allenamenti, stretching libero per gli arti inferiori e per gli arti superiori. È l'ultimo allenamento, questo numero 7, prima di Pasqua. Quindi lo staff Eric Ken e Marcello Rockitz vi augurano buona Pasqua e a presto per il proseguo della stagione per aprile e maggio con delle novità. Buona Pasqua, auguri a tutti e grazie per avermi seguito questi primi 7 allenamenti. Ciao!